Sono appena tornato da Matera, dove ho visitato la città dei Sassi, nei suoi vari borghi, e ho già iniziato a fare le modifiche per creare di più la somiglianza del carattere architettonico con la Matera di Pasolini usata nel Vangelo secondo Matteo. Adesso finisco di lavorare il pezzo, poi colorarlo, e poi farò un video finale dove racconterò tutta quella che è stata la mia esperienza e come si è incastrata con il mio progetto iniziato dal 1985, che ora sta arrivando proprio al punto finale da dove può iniziare a mostrarsi, e tutte le cose pubblicate nei miei vari siti che sembrano scollegate fra di loro appariranno magicamente con un loro senso logico e cronologico per il lavoro che sto facendo e che mi auguro di continuare a fare. Io vado avanti in questa strada qui e vado avanti con le modifiche che sono già iniziate, infatti le parti bianche sono quelle che ho ristuccato, e poi devo aggiungere il verde, l'erba e tutto quanto. Ed è diverso lavorare adesso su questo plastico fondamentalmente di una città dopo esserci stati. È diverso, cambia. Io adesso le correzioni che sto facendo le avevo viste anche prima, ma adesso sento che sono necessarie per poter dare un po' il carattere della somiglianza, perché questo è un ritratto fondamentalmente della città di Matera, che non è esattamente lei, ma è un ritratto che come minimo deve dare il carattere, il profilo, la sua identità. E facendo queste modifiche sono contento, ho sistemato il sextantio, che è l'unica parte reale che esiste, che l'ho curato di dettagli necessari che prima mi erano un po' sfuggiti così. Per cui vado avanti e per cui alla fine del lavoro farò un video dove farò esattamente il punto di quella che è tutta la vicenda, per poi abbandonare Pasolini e riprendere in mano il lavoro base della mia vita per il quale io sono impegnato totalmente e non c'è spazio per altro, cioè il Vangelo secondo me. E questa tappa è stata fondamentale per poter partire ancora meglio di quello che supponevo di essere. Finito, alla prossima! Anche un bacio, perché no? Perché zio Mangucci teneva un ciuccio.